Siamo con Mr. Munno. Allora, domenica scorsa avete festeggiato la salvezza, però siete venuti qua tutt'altro che in vacanza. Ho visto la solita Amendolara, ossia una squadra che non ti fa stare mai tranquilla. Avete giocato davvero a tratti in maniera convincente e poi avete preso due gol nei minuti finali. Un 3-0 che comunque forse vi penalizza fin troppo. Hai detto bene, è un po' pesanduccia anche perché l'abbiamo preso due gol su palle inattive. Una al 45esimo del primo tempo, una praticamente a partita finita. E niente, no, come hai detto tu, abbiamo fatto un'ottima partita di contenimento. Noi siamo questa squadra adesso, quest'anno è così, è una squadra che si doveva salvare, abbiamo raggiunto un obiettivo importante, ripartiamo da qui. La Amendolara è stata a tratti anche una squadra che secondo me ti ha preoccupato e non poco, specie ad inizio campionato. Poi dove è stata la scossa che gli ha permesso comunque di inanellare tanti risultati positivi? Niente, io sapevo perché i giocatori non sono giocatori di seconda fascia, sono sempre giocatori di prima fascia che hanno fatto sempre questo campionato. Mancava qualche under, man mano siamo riusciti a mettere i tasselli giusti, abbiamo equilibrato la squadra e abbiamo fatto risultati che ci ha concesso di rimanere un altro anno in questa categoria. Il numero 8, se non erro, Charles, è stato anche al centro di una situazione che riguarda non il calcio ma qualcosa di diverso. Ora, se la vuole approfondire ci fa piacere, poi magari lo faremo anche in altre occasioni, però questi ragazzi che si sono integrati così bene è una vittoria nella vittoria. Ragazzi con difficoltà. Sì, hai detto bene, anche perché non capiamo bene com'è il sistema di questi poveri cristi che vengono dal mare, là, dall'Africa. Non sappiamo bene com'è veramente, perché questo ragazzo è stato cacciato fuori dal prefetto dove soggiornava ed è praticamente in mezzo alla strada. Cioè, se non ci fossimo noi ad aiutarlo in qualche modo, chi più chi meno, la società, il comune, sarebbe in mezzo alla strada. Cioè, noi non riusciamo a capire dov'è il modo, cioè non riusciamo a capire che vengono a fare se dopo li buttiamo in mezzo alla strada a delinquere, magari, perché dopo, non sapendo cosa fare, che devono fare. Cioè, è un ragazzo veramente eccezionale che abbiamo preso a cuore, anzi il paese ha preso a cuore. Che si è sempre comportato bene con voi e con la squadra. Sì, infatti non ha mai avuto, anche oggi potete vedere, sembra un ragazzo educato, brillante veramente, che siamo veramente orgogliosi di lui noi. Mister, in conclusione una domanda che faccio un po' a tutti, la squadra che l'ha impressionata di più? Ci sono quattro squadre che per me sono superiori a tutte. Il Cassano, che io penso che meritatamente stia portando avanti questa sua vittoria, la città di Rossano, la Rossanese e il Mirto. Per me sono squadre superiori a tutte quante le altre che facciamo un altro campionato. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo. Grazie, buonasera a voi.